Oggi è il nostro 8° anniversario. 8 anni sono tanti, ho preparato una giornata speciale da passare con il mio nasino cinese. Tutto sembrava perfetto fino a quando l'universo mi ha dato un segnale molto chiaro. Sono a matrimonio di una persona che non conosco. Esatto, il nostro anniversario coincideva con un matrimonio. Non penso proprio sia una coincidenza e quindi aspettatevi cose presto molto succose, ecco. Come sapete, la Corea non è il paese più aperto mentalmente e addirittura hanno recentemente cancellato il Gay Pride, ma noi non ci siamo fatti fermare, no, e abbiamo festeggiato il nostro anniversario molto liberamente e devo dire che questo paese mi ha sorpreso. Cominciamo col vlog. Yeah! Perché Marco vai al matrimonio di una persona che non conosci? È esattamente quello che mi sto chiedendo io, ma in realtà è molto comune in Corea, perché andare al matrimonio non è come per noi andare a festeggiare una persona cara, è più una cosa tipo di, come posso dire, di immagine. In particolare oggi è il matrimonio di un'amica di Gio che non ho mai sentito nominare. Ragazzi, mi fa morire il fatto che il matrimonio sia nello stesso posto in cui hanno girato il video musicale le ragazze alla quale ho fatto l'intervista. No, regà, non avete capito? Queste in realtà sono le persone del matrimonio prima. In che senso? Cioè, per noi è veramente impensabile questa cosa, cioè qui il matrimonio dura letteralmente mezz'ora e quindi c'è uno scambio continuo di matrimoni. È arrivato anche Gio, con calma. Ma ti pare che arrivo mezz'ora prima io del matrimonio della tua amica? Questi sono tutti i fiori che mettono per augurare, insomma, tanta felicità agli sposi. Per noi sembra più una roba da funerale, ma al sesto piano la cerimonia, a quanto pare. Sesto piano, entriamo. Siamo arrivati al sesto piano e ora dobbiamo andare là. Questa è la bancarella delle bustarelle, ragazzi. Queste sono buste che riempi di soldi per gli sposi. Poi con questi pennarelli scrivi il nome, insomma, della persona che ha messo i soldi. Gio è andato a consegnare i soldi. Abbiamo ricevuto un regalo. Che succede qua? Questi sono i buoni per quando si mangia, che ricevi quando dai la busta. E questo è un regalo per noi, credo. Questa è un'esposizione con le foto, sposo e sposa. Anche qui un po' con le candele, non so. A me fa un po' funerale, però effettivamente anche in chiesa ci sono le candele, quindi va bene. Lei sul cavallo in mezzo al fieno è la mia vita, io sono lei. Loro a Parigi, loro nei boschi, ma che bello, voglio un po' la loro vita sinceramente. Adesso stiamo salendo ancora su per fare le foto con la sposa, giusto? Yes. Quindi qua si fanno le foto con la sposa prima del matrimonio. Vediamo un pochettino come funziona. Ah, è tipo un privé. Lei è famosa oggi. C'è anche un mio amico italiano. Ma non ho, perché? Perché c'è un mio amico italiano in questo matrimonio? Ma che cazzo ci fai qua? A caso, così a caso. Ma chi conosci qua? Che si beccano. Ma chi conosci qua? Io non so di chi è sto matrimonio. Come no? No! No, ma la sposa la conosco, è amica della mia ragazza. Questa, eccola qua. Ci sta una... un'onda di energia di legno. Siamo così tanti che non c'è il posto a sedere, siamo in piedi dietro, un po' come per vedere Beyoncé, capito? Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a chi volesse al pannocchiao. Sentiamo i concorrenti. Ciao, mi chiamo Gwenda Fregna, vengo dalla provincia di Olzate Molgora e ho 22 anni! Ciao Maria, mi chiamo Marco, 33 anni e vivo a Seoul in Corea del Sud. Cominciamo con la prima domanda. Quando è stata proclamata l'unità d'Italia? Gwenda Fregna. 25 aprile 2001. Quello è il tuo compleanno, Gwenda Fregna. La risposta corretta è 17 marzo 1861. Risposta esatta, un punto per Marco. Andiamo avanti. Chi ha inventato il telefono? Sicuramente una bella passeggiata con i miei due cani, con caramelle e prostata. Fuori miei, mi mancate tanto. Antonio Meucci nel 1871? Ora passiamo alla domanda da 825 punti che deciderà il vincitore. Come sapete, si comincia dalla persona che sta perdendo. Qual è il popolare VPN che viene sponsorizzato dal noto youtuber Seoul Mafia? Beh, se penso a un VPN, penso sicuramente al mare, a fare surf. Fare surf in mezzo agli squali, però la direi in inglese. Surfshark! Corretto,
Complimenti, Gwenda Fegna, hai vinto, sono felicissima. No, scusate, fermate un secondo il gioco, non vorrei che passasse che io non lo conosco, bisogna assolutamente aggiungere anche che Surfshark ti fa navigare in sicurezza proteggendoti da tutti i cattivi che ci sono in rete. Ti permette di cambiare nazione dalla quale stai navigando per accedere a tutti i contenuti bloccati nel tuo paese, incluse le librerie Netflix di tutto il mondo, e ha un antivirus incluso per un'ulteriore protezione e sicurezza impenetrabile. Complimenti, Gwenda Fegna, hai vinto un abbonamento annuale a Surfshark. Non penso sia giusto, cioè io sapevo cose tipo Antonio Mien Bellucci nel 1765. Anche io lo voglio, scusa. Tranquillo Marco, puoi usare il codice sconto Soul Mafia per prenderlo anche tu a pochissimo con l'83% di sconto e 3 mesi gratuiti. Grazie per aver visto, chi volesse farlo chiaro. Cren caramel prostata, la mamma ha appena vinto una vacanza in spiaggia in mezzo agli squali. Surfshark, e la vostra vita sarà più sicura di nuotare in mezzo a un mare di squali. Vi lascio qui sotto tutti i link per scaricarlo, in descrizione, qua. Continuiamo col video. È così cominciata la cerimonia, prima con l'ingresso delle mamme e degli sposi. Guardate che belle quando salutano il loro pubblico. Poi l'entrata dello sposo, che boh, mi sembrava un po' quella degli ingressi dei lottatori di wrestling. E poi lei, la sposa, che è scesa da una scalinata dall'alto, proprio come Beyoncé, e quindi ha tutto un senso adesso, cioè molto logico. Brava! Brava! Ma, cioè, come cazzo ha fatto entrare questo? Ninja! Tutta la cerimonia era scandita da questo conduttore che parlava un po' come se stesse presentando un varietà in prima serata su Rete 4. Fumoni in piedi! Ninja! Buonasera. Poi c'è stato il tipico momento degli amici che cantano. In Corea è molto difficile che si chieda a cantanti professionisti esterni di cantare, perché hai quasi sempre un amico che canta bene, quindi te lo becchi lì gratis. Poi si sono scambiati importanti voti di matrimonio. E finalmente si sono sposati, yeah! E quando sembrava tutto finito, è arrivato il momento più bello. L'esibizione del campione del mondo di aeroplanini di carta. Giuro, non sto scherzando, è una cosa che esiste ed è coreano a quanto pare. Finita la cerimonia, siamo andati in mensa. Matrimonio finito e loro sono già quelli che stanno aspettando il matrimonio dopo. È incredibile questa cosa, c'è un riciclo di gente velocissimo. Una cosa che forse non sapete è che la mensa viene usata da tutte le persone che si sposano in quel palazzo, quindi c'erano tipo 3 matrimoni insieme in quella mensa, è vero, incredibile. Se non conosci bene gli sposi potresti fare delle figure di M non indifferenti. Questa è la fila da fare per prendere il piattino. Ce la possiamo fare a mangiare, sono le 3 di pomeriggio, fame. Qui ci sono zampe di maiale, manzo, cipolla, altra carne, verdurine. Qui c'è anche la pizza, la mensa del matrimonio, anche della pasta. Che non ho preso, pensate un po'. Gamberetti, salsa chili, riso saltato ovviamente. Ah, questa è la zona un po' più cinese, ok, ho capito. Sei felice che c'è il cibo cinese qua? Yeah, cinese, molto un po', no? Qui abbiamo dei ravioli. C'è anche la pasta fredda, però mi sembra buona, ci sembra pasta al pesto, buona. Insalate fai da te, che ti crei tu, con tutte le salsine di mirtilli, ok, va bene. E qua la frutta. Ultima zona, qui c'è tutto il sushi, sashimi, tutto sashimi. Qua c'è la zona dei fritti, che mi intriga molto, devo dire la verità. Questi sono i dolci, come vedete niente torta nuziale, ma sì alle torte, non monoporzione, monomorso. La cosa più bella sono i coni gelato, ragazzi, c'è il cono gelato e qui il gelato, quello lì che fai bur 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 e che scende. Molto meglio questo della torta nuziale, secondo me. Cioè, so che sembro sarcastico, ma sono vero. Ho
preso giusto due cosine, mi sembra. Forse sarò pieno. Come a Napoli. Come a Napoli. La pizza di Mario. Allora, ho mangiato perché oggi non avevo mangiato niente, quindi avevo molta fame. Però c'è il cibo un po' freddo, un po' anche il riso del sushi, veramente abbastanza immangiabile, sinceramente, con tutto il rispetto per la coppia, non è che colpa loro, per carità di Dio, però sicuramente se siete abituati alla qualità dei matrimoni italiani, ecco, questo potrebbe un po' scioccarvi. Gio che salva la situazione alla sposa e gli sistema i capelli. Luca, com'è questo gelato, me lo prendo? Allora, la consistenza non è male, il problema è che è il gusto. Sembra un gelato al gusto acqua con un leggero sapore di latte e zucchero. Proprio praticamente, cioè, ce l'hanno buttato così. Mi fa morire che nel frattempo è arrivata gente degli altri matrimoni, cioè quelli lì in fondo sono di un altro matrimonio, stiamo mangiando con quelli di un altro matrimonio. Tutto ciò è meraviglioso. Stiamo tornando a casa, apriamo i regali che ci hanno dato, che dovrebbe essere dello sponsor, tra l'altro, del matrimonio. Io adoro questa cosa. Ah, è un profumo solido, ragazzi. Che figo. Che fego. Sì. Che fego. È un profumo non solido, invece, questo. Buongiorno, è il giorno dopo. E sì, sono vestito uguale a ieri. Devo comprarmi dei vestiti un po' eleganti estivi, mi sa. Vabbè, basta giudicarmi, per favore. Comunque, questa sera ci sarà una serata importante perché è il nostro anniversario. Io non ho ancora comprato il regalo per Gio, però, quindi adesso vi porto con me a scegliere il regalo e poi andiamo a questa serata incredibile. Siamo al Lotte World Mall, che è il centro commerciale, anzi uno dei centri commerciali più grandi della Corea. Ci sarà qualcosa da prendere per Gio, voglio ben sperare. Qui c'è il famoso panino di Gordon Ramsay che costa tipo 150 euro. Lo vogliamo provare? No, ti dico la verità. Cosa sto vedendo? C'è un negozio di Barbie. Io voglio... No, non voglio niente, perché per bambini, scherzavo. Io non sono d'accordo, io farei una collezione per uomini adulti, signora Barbie, grazie. Guardate che gigantitudine che ha questo posto. Letteralmente, se non trovo un regalo qua, sono un po'... Cioè, nel senso, mi devo un po' impegnare a non trovarlo. Siamo dallo scarpaio a vedere se troviamo un paio di scarpe comode, perché ci sta in piedi tutto il giorno. Magari una cosa che gli allevi... Qualcosa che gli allevi il lavoro. Ho scritto un libro, ragazzi. Missione scarpe fallita, nel senso che ne avevo visto un paio che mi piacevano. Con una scusa l'ho chiamato e gliel'ho fatta vedere, tipo, e lui fa: ah, che schifo che fanno. Io: ah, perfetto. Quindi ho deciso che andrò per la safest delle option, cioè l'opzione più safe. Non posso andare sbagliato perché so che li servono, e quindi vabbè, la vedrete dopo. Sto facendo una pausa da questa incredibile passeggiata. Sono da Tong, che è un caffè molto famoso. Vedete quanto è estetico questa cosa. Cos'è questa cosa? C'è del pane con del burro a forma di angelo. Benissimo. Bello. Ma forse non lo prenderò oggi. Che roba altamente estetic. Abbiamo questo, un decaffeinato. Questo non ho capito, una viennese forse. E questo che dovrebbe essere un tortino con lo passion fruit. Fa solamente di panna e di pan di Spagna. Sono nella zona dell'hotel, ma sto facendo una fatica porca a trovare un negozio di fiori. Cioè, di solito è piena la Corea. Veramente, cioè, se siete mai venuti in Corea, fiori ovunque, siamo d'accordo. Non oggi. Gio è lì davanti a aspettare, non so se lo vedete. Speriamo che non mi veda, perché sto andando a cercare i fiori. Negozio trovato, mi devo muovere che sono in ritardo. Ciao amore. Ciao. Auguri. Auguri. Ciao. Mi piace. Quanti fiori. Guardate quanto è bello questo ristorante, ragazzi, ci lavora un mio amico, è l'unico motivo per il quale sono riuscito a trovare un posto il giorno prima. Comunque, stavamo salendo le scale e abbiamo incrociato Elizabeth Olsen. Che cacchio ci fa in Corea? Ma è stato un momento random della mia vita, incredibile. Allora, siamo al Four Seasons e lo staff del Four Seasons, super gentile, siccome è il nostro anniversario, ci ha regalato lo sparkling wine, lo champagnino, amore. Ma hai visto che... È arrivato il pane con le acciughe, hanno detto addirittura pane e acciughe. Ma
quando dicevano supplì era proprio inteso proprio uno molto piccolo, sembra tipo un'oliva taggiasca, ma è un supplì. Sto incominciando a essere pessimista sulle porzioni del resto. Sa proprio di supplì vero, ragazzi, è forse la prima volta che sento questo sapore vero come casa, cioè come un supplì che mi farebbe mia zia Giovanna. Abbiamo ordinato altro pane perché mi sa che ci riempiremo di questo. Zia Giovanna approved. È arrivata la carbonara! Amore, stai dormendo? Scusa. Amore, ha sonno, poverino. Si è svegliato alle 4 stamattina. Marco Macina. Ma che vuol dire Marco Macina? Sa di Marco. Anzitutto non è inzuppata in una zuppa di panna, quindi già è un passo avanti, ragazzi, questa carbonara. Adesso vediamo com'è. È bella salatella, perché c'è il guanciale, cioè sa di carbonara, ma non so se in Corea piace. Stavamo parlando del fatto che in realtà io e Gio non abbiamo mai avuto un giorno in cui abbiamo detto ok, da oggi siamo fidanzati, e quindi noi festeggiamo l'anniversario il giorno in cui ci siamo incontrati, tipo, però non abbiamo mai detto ufficialmente siamo fidanzati, quindi in realtà non è da 8 anni che siamo insieme, è mai, non siamo neanche fidanzati, quindi ci fidanzeremo oggi. Ci fidanziamo oggi? Fino a che perché? No, come ci pensi? No! Vabbè, nel caso, voglio dire, ci siamo già goduti 8 anni, va bene così. La mia parte preferita è il dolce, questa credo sia una panna cotta al cioccolato. Non lo so, ragazzi, voglio mangiarla e basta, questo lo so. È buona? Queste sono delle scaglie di zafferano, non ho mai mangiato lo zafferano con la panna cotta. C'è anche il pistacchio, oddio. È strano, è molto buono, è particolare, un po' aspro. Le scaglie sanno di risotto alla milanese, cioè di risotto giallo, e poi c'è il cioccolato. È proprio strano. Addirittura. Ecco, a voi, e per concludere, facciamo due belli limoncelli belli freschi. Ecco qua. Che lusso. Grazie. Che servizio, addirittura il dolce a parte per l'anniversario. È arrivato il momento di aprire il regalo, amore. Grazie. Guarda che dentro c'è qualcosa. Non si è ancora accorto che c'è una bustina dentro. Amore, toista. Moista. Sì, amore. Ti ho preso le cuffiette nuove. Wow. Perché lui ha le mie cuffiette che gli ho dato io 3 anni fa, che avevo da 2 anni, 3 anni, quindi hanno tipo 6 anni. Allora forse era il caso di cambiarle dopo 6 anni. This is my favorite because there are something Marco smell. So I keep use this one. No, e questo qui non le usi. Tanto per cambiare, mi sono dimenticato di fare la chiusa di questo video e quindi chiusiamo. Adesso sono venuto apposta a lavoro da Gio, così la facciamo insieme. Questi stanno lavorando, non mi interessa, io distruggo il loro vlog perché non è che io sono da meno. E questo è tutto per questo video, ragazzi, spero vi sia piaciuto questi 8 anni, me e Gio, insomma Gio, come te li senti questi 8 anni insieme? Molto bello, molto molto bello. Pizza e carbonara, ciao! Pam 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 p